Kaká annuncia ritiro. Giocare non è più un piacere per me. Il campione brasiliano annuncia: non lascerò il calcio. Vorrei fare come Zidane, fermarmi un po', studiare e ripartire dalle serie minori. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della mia fanpage. Sono Massimo. Oggi siamo qua per parlare del ritiro di Kaká. Dopo Pirlo, anche lui si ritira. Conclude la sua stagione in MLS all'Orlando City. Che dire, io sono veramente veramente dispiaciuto perché Kakà è il mio giocatore del Milan preferito in assoluto, l'ho amato in tutti i modi, poi quando è tornato, nonostante non ha fatto i suoi anni migliori rispetto al primo anno che è venuto al Milan, però io sono stato molto molto felice che sia ritornato, per me questa è già stata una grande soddisfazione, che comunque non ha fatto così tanto male. Capitano, ha fatto il suo 100° gol col Milan, la partita contro l'Atalanta vide 3-0, mi ricordo benissimo di quella partita, che scommetteva molti milanisti. L'abbiamo acquistato dal San Paolo per solamente 8 milioni e mezzo, che è una cifra che per lui è veramente, veramente poco, pensando a quello che ha dato al Milan. Ma andiamo a vedere un po' sul palmarès. Col San Paolo ha vinto un torneo Rio San Paolo e un super campionato paulista, si chiama così. Col Milan, per quanto riguarda in Italia, ha vinto un campionato italiano, una supercoppa italiana, mentre col Real ha vinto una Coppa di Spagna, un campionato spagnolo e una supercoppa di Spagna. Mentre per quanto riguarda i titoli internazionali ha vinto due supercoppe UEFA col Milan, 2003-2007. Una Champions League 2006-2007, un mondiale per club nel 2007, se non mi sbaglio, quello contro il Boca Juniors, infatti. Con il Brasile ha vinto un mondiale nel 2002, sempre con il Brasile, due Confederation Cup, 2005-2009. Mentre per quanto riguarda i titoli individuali, ha vinto un pallone d'oro nel 2007, è un FIFA World Player sempre nel 2007 e poi ovviamente altre statistiche, ad esempio il capocannoniere della Champions League 2006-2007 quando abbiamo vinto la Champions ovviamente contro il Liverpool 2-1 con 10 gol. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, grazie mille a Kakà per quello che ci ha dato in rossonero, al calcio generale, niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi, sempre forza Milan.